Ciao a tutti, anno 2022, ricorre il quarantennale della padistica, sicuramente una data importante e da festeggiare in modo importante, io direi anche spumeggiante. Ringrazio Giulio, ringrazio Elena, ringrazio tutti voi perché questa associazione ha uno scopo molto importante per la nostra comunità, educa. Abbiamo pensato che siamo un gruppo molto coeso, che vogliamo per questo festeggiamento integrare veramente tutti gli atleti dal primo all'ultimo e ci è venuto in mente di fare una staffetta. La staffetta va a riguardare anche il nome della podistica perché parte da Verzuolo, il primo paese della Valle Varaita, andata e ritorno. L'idea è proprio di coinvolgere tutti e oltre a che suddividere il percorso in tante frazioni in cui ogni gruppetto corre un pezzo, l'idea è anche di avere dei momenti in cui corriamo tutti insieme. Questo è stato la partenza, il primo chilometro da Verzuolo proprio con una bellissima carrellata di podisti gialloneri dai più piccoli ai più grandi, e lo stesso l'abbiamo fatto al nostro arrivo su a Chianale, passando proprio dentro il borgo di Chianale, quindi molto suggestivo, e anche il nostro arrivo finale poi a Verzuolo. Ci sono stati dei momenti particolari all'interno della staffetta, che sono stati una tappa a San Peire, proprio perché il paese centrale della vallata, in cui abbiamo cantato l'inno, diciamo, della nostra valle, Valle Varaita, e ballato Citano in piazza, grazie ai musicisti di valle che si sono dati disponibili a suonare per noi. Davide, quanto sei preoccupato per questa sezione? Berni è gasatissimo. Massimo Gagliano sta facendo gli allunghi. Simo Pei è on fire, cioè io ho fatto tutto. Oh, yeah.
Manuel non è neanche sudato. Vabbè, bevi, ti muovi, ma... Non so, devi essere più caldo. Qual è il problema, Ignazio? Che sono in ritardo, non partono, devono recuperare in discesa. Quanto forte pensi di correre? No, la figa. Molto caldo perché... Quasi. Don't find me, right? It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday then, a 6:20, ma sei sicuro di potercela fare? Al ritorno abbiamo pensato a una variante, la salita alla Colletta di Sasca. Siamo scesi in Valle Bronda e il passaggio da Saluzzo a Verzuolo, che è anche un po' il nostro luogo di allenamento di tutti i giorni, quindi ci piaceva ripercorrerlo. È arrivato il più sexy della variety. Tutti i giorni. Cominciare dalle scarpe e dalle calze. Stamattina. Quindi avete fatto i 6, ce l'avete fatta? Toxic.
Bruno Aldi. Call me by your name. Tell me you're loving, find me, call me by your name. How did I care if you're lying? I know you're feeling it. If you believe it, then you can. There's a reason that this life can be a little bit of everything, all of the time. Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo. Quindi noi quest'anno con una altra staffetta, come nel nostro DNA a fare le staffette, qua in room, da prima di 10 anni, vado a memoria, poi vabbè, la Torre d'Agnello, Borgio Venezia, abbiamo unito la montagna al mare, vabbè, quella 24 ore però, un'altra staffetta. Ma un'altra staffetta, perché io parto dal principio che quando ci sono queste manifestazioni mi piace proprio guardare tutti in volto e io vedo sempre delle espressioni eccezionali, dei sorrisi, dei collegamenti tra i giovani, i meno giovani e diciamo così gli anziani, io mi metto per primo. Secondo me è proprio rappresentano veramente quello che io desidero dalla politica. Proprio non lasciare nessuno indietro e come diceva il sindaco, lo dice anche la Costituzione, siamo tutti uguali e questo è un motivo in più per fare queste cose qua. Io ho chiesto stamattina due parole, empatia e simpatia, le ho trovate tutto il giorno, quindi io sono emozionatissimo. Quindi stasera mi nasconderò da qualche parte perché mi avete veramente accontentato in tutto e per tutto. Grazie mille a tutti. Ricordati di vivere, se dentro il cuore avessi un solo battito. Ricordati di vivere, ricordati di vivere. Anche stavolta ci abbiamo fatto una tabella. Sono felicissima perché questi 40 anni di storia io ci sono cresciuta in politica, quindi per me la politica è veramente un valore incredibile, perché ho visto i miei anni di giovane, come vedo i ragazzi adesso, e mi ha fatto affrontare non solo lo sport, ma tantissime amicizie, tantissime cose che poi mi sono portata dentro nel lavoro, nelle amicizie e quant'altro. E secondo me questi 40 anni meritavano una festa speciale per quello che hanno dentro, per quello che da tutto quello che c'è in questi 40 anni. Vi ringrazio perché le idee ci sono, però la festa c'è grazie a voi e tutti oggi hanno messo qualcosa, chi con la musica, chi con i balli, chi con la coreografia, chi esserci, chi facendo i salti mortali per fare comunque la sua presenza e chi è stato presente dalle 6 di stamattina fino a stasera oltre l'una. E quindi grazie davvero a tutti voi perché era un regalo che fate non solo alla politica ma anche proprio a me. Grazie mille. Il primo battito.